qualità della condizione umana. Allora capite che c'è un impatto culturale che è proprio il pilastro di questo sistema. Allora, nella carta vostra istitutiva c'è scritto che c'è un approccio alternativo. Un approccio alternativo che parla di dignità. L'altra parola chiave che io sottolineerei, secondo me a volte ci può essere ancora un'ambiguità, nel sottolineare che il commercio equo solidale riguarda il rapporto nord-sud del mondo, ma una doppia ambiguità, visto che lo sguardo nostro comunque, per quanto noi siamo aperti, abbiamo viaggiato, siamo progressisti, siamo ecologisti, sempre occidentali siamo, quindi abbiamo una serie di riflessi condizionati. Allora, se diciamo nord-sud, fatalmente, anche se a livello razionale non l'accetteremmo, abbiamo l'ottica dell'aiuto, cioè l'occidentale uno che l'altro o non lo vede, o lo perseguita, o lo aiuta. Ma fare veramente una relazione di buona reciprocità non ci pensa proprio, è l'ultima cosa che pensa. Allora non vorrei che quando diciamo nord-sud ci fosse rimasto questo retaggio che aiutiamo il sud del mondo. Non è una questione di aiuto, tanto è vero che la parola che è stata messa è la questione giustizia. L'altro elemento che spiazza la vecchia logica dell'aiuto è che nord e sud si sono ridefiniti, non sono più tanto e solo categorie spaziali, geografiche. No, per esempio, tu puoi aiutare a stabilire relazioni, no, in cui c'è una vera reciprocità tra produttori, consumatori, commercializzatori, eccetera. Poi magari ti trovi la comunità, che ne so, senegalese o di Kenya sul territorio tuo, che nessuno vede, che nessuno considera, però tu, no, sei in una relazione internazionale. Allora il sud te lo trovi da tutte le parti, non è che lo trovi solo dove c'è, oppure trovi delle forme di nord così agguerrite nel cosiddetto sud del mondo che capite che non sono categorie geografiche, sono categorie di ingiustizia o di possibile, no, giustizia. Allora vanno rilette con questo spirito critico, cioè vedendo che sono in movimento queste categorie. L'altra cosa enorme, proprio enorme, è che nella carta vostra c'è scritto che c'è una logica di cooperazione. Cooperazione vuol dire proprio una rinascita, è come uscire dal mondo e rientrarci con un altro sguardo. Vuol dire non più competizione. Questa è la vera rivoluzione culturale rispetto a oggi, no? Che in fondo nessuno accetta. Cioè che vuol dire muoversi in un'ottica di cooperazione anziché di competizione. Ecco perché richiamo questi criteri di fondo, no? Queste parole che a me sembrano così decisive, cioè dignità, giustizia, buona reciprocità, cooperazione al posto di competizione. E tutto questo segna un altro sguardo, un altro modo, un'alternativa. L'alternativa è la chiave di quando c'è una vera crescita di umanità, che noi veniamo con la mentalità, magari voi no, ma insomma generalmente, e dove quando si dice la crescita si intende la crescita di ricchezza, dove secondo gli economisti moderni all'inizio hanno detto che la ricchezza veniva dal lavoro, e già fin qui, notate, sia economisti di matrice borghese all'inizio del capitalismo, erano filosofi morali, sia Marx, sia il valore viene dal lavoro. Poi poco a poco si è visto che il lavoro accumulato diventa capitale, il vero valore diventa capitale. Cioè l'elemento propulsore dell'economia non è affatto il lavoro, è il capitale. Ecco perché tutto è misurato sulle esigenze, sui diritti del capitale e non dei lavoratori. No, voi vedete, in questo modello passa questa menzogna gigantesca per cui il mercato è quello che produce ricchezza. La salute, la sanità, lo Stato, la società, la democrazia, questi costano, costano troppo. E si viene a dire a tutte queste realtà che stanno vivendo al di sopra delle loro possibilità. Questo è il ritornello, no? Nella realtà vera, se fossimo lucidi, dovremmo dire che il capitalismo vive al di sopra delle sue possibilità, perché sfrutta il lavoro, la fiducia, il consenso, i sacrifici delle persone e restituisce precarizzazione, miseria, distruzione della natura. Quindi è lui che vive al di sopra delle sue possibilità, non la democrazia, non i diritti, non la scuola, non la salute. Allora, però questa percezione intanto passa. Allora, in questa ottica la vera ricchezza sembra che derivi dal denaro, è prodotta dal libero, cosiddetto libero mercato, che non esiste da nessuna parte, ovviamente controllato in modo monopolistico, un'organizzazione politica, il mercato, non è una cosa di natura che va da sé. E non si riconosce invece che la ricchezza, quale sarebbe uno sguardo lucido, che cos'è la ricchezza? La prima ricchezza è l'umanità e non è una ricchezza economica. Capite? L'alternativa è uno sguardo economicista
che non vedendo l'umanità non vede neppure l'economia di servizio all'umanità. Questa non è l'economia, è l'economicismo, cioè un'economia malata che distrugge un'economia effettiva, reale, di servizio. L'economia non c'ha niente di male, è una cosa buona, vuol dire garantire la base di riproduzione della vita sociale. Il vanto di questa economia sarebbe: nessuno sulla terra patisce la fame, nessuno sulla terra viene precarizzato, nessuno sulla terra sta alla miseria, la natura non viene distrutta. Ecco, questa è l'economia, cioè un'economia di servizio. L'economia non è il fine, non stiamo al mondo per essere soggetti economici, per competere, no? Non so se avete esperienza di competizione, ma che uno è felice quando compete negli affetti, nei beni economici. Sei fratello, c'hai le altre sorelle, fate competere per l'affetto dei genitori. Ripensate alle vostre esperienze di competizione a scuola e vedete se c'è felicità. Infatti, giustamente, i teorici del sistema non parlano più di felicità come era all'inizio di questo modello, parlano di sopravvivenza. In fondo sono diventati più onesti, no? La felicità è rimasta solo una pubblicità. Il messaggio concreto è: ti devi sbrigare se vuoi sopravvivere. Devi competere, farlo velocemente, se no non sopravvivi. Il punto è la sopravvivenza. Allora, rispetto al perché lo sottolineo, perché secondo me il commercio equo e solidale si colloca sul punto di confine, ecco perché è sottoposto a pressioni e a tensioni, la più facile delle quali la sapete, che la vostra attività viene reinglobata nel normale funzionamento del mercato. Insomma, un'attività un po' particolare, un po' doc, magari un pochetto più morale, ma sostanzialmente mette olio sul sistema, non è che lo mette in difficoltà. Cioè quella parola alternativa, un approccio alternativo salta subito, se la pressione non viene affrontata con coscienza critica, appunto con momenti in cui non solo si fanno modifiche di statuto, di aggiornamento tecnico, ma si vede anche dove stiamo andando, qual è la prospettiva, qual è l'attività di formazione, qual è l'impatto politico della nostra attività, no? E questo è fondamentale, non credo proprio che sia un'attività riducibile a criteri organizzativi. Appunto razionalizzazioni organizzative, è un'attività che sta su quel confine. Qual è il confine in cui c'è proprio un fortissimo contrasto? O noi lasciamo che l'umanità sia mercatizzata, ossia disarticolata, la globalizzazione è un grande processo di disintegrazione, contrario esatto di quello che dice la parola, eh? Cioè la disarticolazione delle relazioni, del rapporto con la natura, del rapporto con i veri valori, cioè tutto disintegrato. E poi ricompattato secondo la logica del mercato. Allora, o noi lasciamo che l'umanità è mercatizzata, tanto che gli esseri umani sono chiamati risorse ed esuberi, cioè i nomi economici per dire le persone, no? Risorse ed esuberi. O al contrario, il mercato viene umanizzato, cioè riportato come strumento alle esigenze dell'umanità. Come sappiamo che non lo possiamo abolire? Perché abbiamo la nostalgia per il socialismo reale, no? Modello economico adeguato in realtà non c'è nel passato, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo generarlo. Non è che il modello medievale, il modello comunista, il modello del primo capitalismo, non c'è un modello adeguato. Un vero ordine di convivenza, una vera democrazia economica non l'abbiamo mai conosciuta. Stiamo balbettando degli esperimenti che chissà quanti anni metteranno. Allora, in questa tensione, la consapevolezza, secondo me, di questo movimento deve essere proprio quella di chi dice: anche nei criteri organizzativi più minuti, più spiccioli, più determinati, come quelli, alcuni dei quali sono stati presentati oggi, no? Dobbiamo sempre stare attenti, da una parte sia verificare proprio la concretezza, la fedeltà operativa, no? Di quello che si fa, e quindi va bene. Dall'altra, capite, anche se psicologicamente la visibilità, la misurabilità, la quantificabilità ci rassicurano, io caspita sono arrivato al 60% che ho fatto questo, capite che non è solo quello il criterio. L'altro grande criterio è quello di vedere qual è, ma questo è un confronto che si fa insieme, non è che ci stanno indicatori numerici, oggettivi, no? Non tutto si può misurare con i numeri. Allora, lì il criterio è in quale misura siamo riusciti a invertire alcune tendenze, cioè che la nostra esperienza, che vale soprattutto per il suo impatto culturale, sia un elemento di trasformazione di questo sguardo, cioè aiuta la gestazione di un'economia umanizzata. Ecco perché nessun criterio funzionale va isolato, bastano mai solo i criteri organizzativi, anche perché su quel piano il mercato tradizionale è molto più potente, vince prima, cioè è ovvio. Allora, le sottolineature per approfondire questa direzione. Ecco, il primo: c'è una radice etica, e però anche qui bisogna capirsi, l'etica non è un quadro di regole, di principi
generali, o che sono troppo generali, uno se ne scorta il giorno dopo, no? Quando c'è un elenco di regole, di principi generali, tu ti accorgi minimo degli scordi. Secondo, ti accorgi che la realtà concreta ha una forza magnetica attrattiva, no? Più potente di quella dei principi, e ti trovi sempre in una condizione di deficit, non economico ma morale, rispetto a quei criteri, no? E allora, secondo me, bisogna proprio ripensare, rivivere, ma questo penso che sia già nell'esperienza vostra, no? L'etica come passione. L'etica non è un decalogo, eh? Noi abbiamo forse dal catechismo il modello dei 10 comandamenti. Non è i 10 comandamenti. L'etica è quella passione, Aldo Capitini diceva, la passione per la convivenza. Cioè il fatto che mi interessa proprio la relazione, cioè che l'altro non è un oggetto, non è un nemico, è proprio prezioso per la mia vita. Allora chi assume questa etica, cioè questo sguardo, questa passione, capite che allora sarà uno che è un soggetto critico, che è un soggetto creativo. Quindi recuperare questo senso dell'etica come passione, innanzitutto. Che vuol dire che è un'energia che ti fa fare le cose? Altrimenti, capite, per questa esperienza è facilissimo constatare la scarsa incidenza. Se tu ci arrivi col cuore che a modo suo vorrebbe una potenza, ti deludi subito. Cioè l'abbandoni questa esperienza, perché il carico di frustrazione da reggere dal punto di vista psicologico è tale che dice alla fine diventa non un'esperienza di felicità, diventa un'esperienza di sofferenza, no? E giustamente non siamo attratti dalla sofferenza. Allora invece avere questa energia, questa passione per cui a te ti interessa, hai già vinto quando cominci a invertire le tendenze, non è che lo devi subito quantificare, cioè è proprio importante che tu offri ad altri uno specchio di possibilità, uno specchio per agire in un modo altro. Gli esseri umani crescono specchiandosi. Allora o lo specchio è cattivo o lo specchio è buono. L'immagine che ci rimandano oggi dai media, dagli opinion leaders, è cattivo. Ecco perché tu vedi un telegiornale, sembra un film dell'orrore, dici oddio, l'essere umano è cattivo per natura, tutto, perché gli specchi che ti arrivano, no? Invece il commercio eco-solidale per me è uno specchio. Cioè è un riferimento nei territori, diffuso, a modo suo capillare, dove tu c'hai uno specchio di un altro modo di porsi. E l'umanità cresce, ecco allora che la crescita non è economica innanzitutto, la crescita dell'umanità, quando può avere dei buoni specchi che, dicendo la verità, ti invitano a tirare fuori il meglio. Uno specchio vero è come una levatrice. La parola difficile sarebbe, cioè, un valore maieutico, cioè fa crescere le persone, le porta alla luce i talenti veri, la loro umanità. Allora, il commercio eco-solidale opera in un territorio come uno specchio, cioè mostra, rispecchia, rende visibile un altro modo di fare economia. E l'umanità storicamente è sempre cresciuta tutte le volte che qualcuno, normalmente erano in pochi, quelli che hanno la cosa di potenza, della quantità, calma, erano in pochi. Però quando è emerso qualcuno che ha fatto vedere un altro modo, per capirci, lo traggo dalla tradizione religiosa, quando Francesco d'Assisi ha detto io desidero un'altra vita, la prima cosa quindi è uscito dal mondo, è rientrato nel mondo con un altro sguardo, che ha fatto abbracciando il lebbroso, ma non perché lo voleva aiutare, perché gli voleva salvare proprio lui per cambiare vita, per sperimentare quel desiderio, no? Allora ha trovato un altro modo, dove c'era l'esclusione ha trovato un abbraccio. Ora, il commercio eco-solidale è uno specchio che testimonia concretamente un altro modo. Questo è il bene più prezioso di questa esperienza, cioè questo altro modo, non snobisticamente inteso, noi siamo meglio, noi siamo superiori, penso che non ce l'avete sto virus qua, no? È un fatto di narcisismo. È proprio per aprire un'altra strada, un altro modo vuol dire un altro metodo, un'altra strada, dove altri allora non solo possono entrare, ma si può dilatare, cioè può registrare la convergenza di più strade. Questo tradotto che vuol dire? Questo per esempio lo sottolinea Gandhi quando si occupa di economia, e lui parla, usa questa espressione in inglese, ma insomma traduciamo, un'economia inclusiva. Ma non voleva solo dire che non ci stanno emarginati, non ci stanno esclusi, parlava proprio dal punto di vista logico. Cioè mentre l'economia finalizzata al dominio, al denaro per il denaro, è sempre scompositiva, cioè dove c'è un rapporto lo spezza, umanità, natura, ruoli e persona che c'è dietro i ruoli, cioè territorio, dove c'è un rapporto
l'economia vigente, lo spezza, lo taglia. Allora, una concezione economica alternativa, capite che è una concezione, nel doppio senso, è una cultura e una nascita, è proprio una concezione. È tale se lì dove il vecchio modello taglia, spezza, quello alternativo lega, correla. Allora si tratta proprio di correlare. Che vuol dire correlare? Cioè seguire una logica di correlazione, di integrazione, non di frammentazione e non di divisione, no? Allora, la prima cosa che questa esperienza, il commercio ecosolidale, è un'esperienza di autoeducazione sociale. C'è un primo livello di correlazione che dice: non è che l'educazione si fa in famiglia, oppure un tempo si diceva a scuola, poi il resto c'è la vita, no? C'era prima la preparazione alla vita e poi la vita. Sentite, è un pensiero scompositivo che spezza. Prima mi preparo, poi entro nella vita. In realtà la società cresce quando, oltre alla famiglia e alla scuola che funzionano, c'è esperienze dove gli adulti in particolare vivono autoeducazione sociale. Cioè sperimentano insieme un apprendimento per cui trovano un altro modo di convivenza, cioè altro nel senso che non faccia vittime. Quando Danilo Dolci è andato in Sicilia negli anni 50 a Partinico, in quelle zone della provincia di Palermo, non è che andava dai bambini, con gli adulti vedevano e leggevano le loro situazioni e cercavano insieme un percorso di giustizia. Quella è autoeducazione sociale. E vedete, l'educazione sta dentro la vita, non sta fuori dalla vita, non è solo per i bambini, è per gli adulti, è insieme. Allora, secondo me c'è questo elemento proprio di formazione che una realtà come la vostra fa nel territorio, non è solo autoformazione, non è solo per chi sta dentro la bottega, ma è una proposta di apprendimento sociale dentro un territorio. Allora dico come la posso fare, che organi, che occasioni o che appuntamenti posso concepire, no? L'altro elemento concreto, c'è un'attenzione qui al rapporto tra produttori e commercializzazione. Ecco, forse si potrebbe leggere tutto il ciclo economico, tutto il processo economico, no? L'utilizzazione delle risorse, la produzione, l'organizzazione del lavoro, la commercializzazione, l'impatto ambientale, no? Provate a fare un grafico dove vedete di quante sequenze è fatto un processo economico. Allora uno può dire: mi interessa stabilire una relazione. Voi non vi occupate di tutto, no? Magari di alcuni segmenti del processo economico. Allora però mi interessa stabilire una correlazione con quelli che vivono anche altri segmenti del processo economico per capire questa logica di giustizia, di dignità, di buona reciprocità. Che vuol dire se io la traduco in tutte le sequenze del processo economico? No? Sentite, è un pensiero che correla, non è più un pensiero che spezza. Cioè non dico più: ah, io mi occupo del commercio, il resto non lo voglio sapere. Per esempio le condizioni di salute o di lavoro, no, non ci interessano, anche queste non so. Del commercio, certo che ci interessano, perché leggo in un'ottica di correlazione, non è un'ottica specialistica. Cioè, avrò anche la mia specialità, ma è chiaro, dovrò stare attento a alcune cose in particolare, è chiaro, non sono onnipotente. Però mi interessa correlare, per esempio ascoltare chi ha pratiche di buona economia su un altro segmento del ciclo economico. Mi interessa parlare col sindacato, mi interessa parlare con la comunità di migranti che c'è nel mio territorio, mi interessa parlare con chi fa formazione professionale, cioè anche se apparentemente non c'è un collegamento. Però tutto quello che riguarda il ciclo economico va umanizzato. Allora chi è impegnato a umanizzare la commercializzazione deve essere interessato all'umanizzazione delle altre sfere. Allora cercare dei luoghi di correlazione di questo tipo mi pare importante. Questo per esempio vuol dire allora anche un rapporto con le università, con chi per esempio l'economia la pensa. Poveracci, vanno aiutati, non mica solo nel senso arrivano loro e vi fanno la conferenza, al contrario, cioè loro devono essere guariti dall'idea che esiste solo questo mercato, quella è la realtà per loro. Se tu gli dici che c'è un'alternativa ti dicono: tu non c'hai il principio di realtà, minimo ti dicono tu sei infantile. Perché noi usiamo infantile come un insulto, no? I bambini per noi sono una misura di disprezzo, allora sei infantile. Bisogna invece aprire gli occhi agli economisti, riumanizzarli, rimetterli nel circuito sociale, in modo che quelle conoscenze, quelle competenze sono indispensabili. Cioè l'esperienza del commercio equo e solidale deve diventare pensiero, deve diventare una cultura che apre una strada alternativa, non può essere solo un'esperienza di pratiche. Ho capito che sono pratiche, senza le pratiche non c'è il pensiero nuovo, ma figurarsi, mica dovete fare filosofia.
Però poi quelle pratiche generando un altro sguardo e poi devono poter diventare cultura. E senza un apporto di conoscenza, senza un'interazione tra pratica e conoscenza, anche scientifica, anche specializzata, il commercio ecosolidale non promuove una cultura di un'altra economia. Resta una pratica dentro una cultura ostile a quella pratica. Capite, siete già fregati in partenza. Ma è questione se i vostri prodotti stanno a una grande commercializzazione o solo nelle botteghe. È una metafora per dire: siete una nicchia dentro la cultura dominante o siete un seme, magari il più piccolo dei semi, però straordinariamente fecondo, che apre un altro percorso. Allora, per carità, guardiamo la volontà di potenza, accettiamo di essere il più piccolo dei semi, non è un problema. Però seme vuol dire una realtà generativa che fa crescere un altro percorso. Allora, su questo serve anche l'apporto di quelli che hanno una competenza di conoscenze, sono disposti a lavorare insieme per dare questo respiro a questa esperienza. Capite che non è solo organizzativo, è proprio un modo di pensare diversamente. Da ultimo sottolineo questo elemento. In fondo, uno degli ingredienti tipici di questa esperienza è anche la correlazione tra territori del mondo. E qui voi vedete, ci sono due modi. C'è il modo della globalizzazione, che lo chiama questo delocalizzazione, con un'altra truffa, perché ti presenta l'idea che tu sposti il lavoro da un territorio a un altro. Non ti dice mai che nel corso dello spostamento avviene una magia, per cui quello che era il lavoro è diventato la schiavitù. E quando tu lo porti in Romania, in Senegal, in India, quello ormai è schiavitù, e ce lo porti apposta, perché la schiavitù non c'ha una misura, capite, che sia veramente un peso per chi deve svolgere l'attività imprenditoriale. Anzi, c'ha una retroazione, per cui laddove c'era il lavoro, se non lo fai velocemente diventare schiavitù, neppure tu sopravvivi. Ecco perché, che ne so, l'articolo 18, che materialmente non conta niente, non c'ha nessun impatto sulla ripresa, sulla crescita. Simbolicamente, politicamente decisivo, perché vuol dire d'ora in poi non c'è più un criterio minimo di tutela dei diritti delle persone che lavorano. Ecco perché la prima cosa che toccano governo precedente, l'articolo 41 della Costituzione, è questo, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, no? Che sataniscono su questo. Capite che è un'operazione politico-culturale e giuridica. L'economia da sola non esiste, è l'espressione di un quadro politico-culturale e giuridico. Capite? Non è che l'economia così è una cosa oggettiva, è quella. Ecco, allora, l'ultima sottolineatura: quando voi parlate di azione politica delle botteghe del commercio ecosolidale, di azione politica, che vuol dire? Non è tanto un'azione politica spicciola, no? Ma anche qui la politica rapportata all'economia c'è sempre un elemento mediatore fondamentale, che è il diritto. Cioè, la politica, quali sono i prodotti della politica, al di là dell'amministrazione dei territori? Cioè, la produzione di norme, di un quadro legislativo. Notate che questa economia vigente, che sembra onnipotente, tutte le volte che si deve ridefinire, non è che lo fa e basta. Non è vero che lo fa e basta. Comincia a farlo, poi preme e mette in campo tutte le leve ideologiche, propagandistiche e politiche per arrivare a un quadro legislativo diverso. Cioè, ha bisogno di riforme di legge. Allora, questa è una tendenza da invertire, cioè se nel commercio ecosolidale io individuo alcune condizioni per la produzione, per la commercializzazione dei prodotti che sono rispettose della dignità delle persone, esagerando, rispettose della natura, del valore della natura, del rapporto con la natura, perché io non posso arrivare a una formulazione di leggi, di un quadro giuridico che riconoscano queste condizioni di rispetto non come un'eccezione che praticano i più buoni, quelli che fanno il commercio ecosolidale, ma come istanze giuridiche che vanno universalizzate. Cioè, capite, anche dal punto di vista giuridico non può essere un'eccezione, deve essere una forza di trasformazione del quadro complessivo. I partiti dovrebbero fare questo, ma insomma qui non ce la fanno, non lo sanno fare. Anche qui vedete uno specchio negativo, però istruttivo. Qual è una delle ragioni di esaurimento della capacità politica propulsiva dei partiti? La mancanza di pensiero. Perché noi nel nord del mondo non abbiamo più una sinistra? Non c'è la sinistra, né quella radicale, né quella di centro-sinistra. Che una sinistra c'è quando tu pensi un modello alternativo, allora c'è. Ma se tu quello ci rinunci,
e ti giustifichi dicendo che sei un riformista, che tradotto vuol dire il sistema ti sta bene, però qualche pezza ce la metti, qualche ritocco lo fai, no? Magari un po' più gentile, però vuol dire che alla fine tu già pensi secondo le categorie, la logica, gli impulsi del sistema. Quindi è chiaro che non sei proprio produttivo, fecondo, non generi nulla. Allora, chiunque voglia cercare l'alternativa deve pensare, cioè deve dare respiro culturale, educativo e giuridico, sottolineo giuridico, perché è veramente una leva che comincia a cambiare le cose, che consente la disumanità oppure che riapre l'umanità. Il diritto. Il sistema lo usa benissimo il diritto, perché non lo devono usare quelli che vogliono una via alternativa? Allora, fare in modo che questa esperienza, magari non da sola, però sia una fonte per pensare un nuovo diritto, per tradurre i famosi diritti umani in modo concreto in questa situazione. Se no, capite, non basta enunciarli. Ormai si dice apertamente che costano troppo. Quando Mario Draghi dice che il modello sociale europeo è ormai superato, ma tradotto, sapete che vuol dire modello sociale costituzionale, modello sociale democratico? È come se avesse detto la tutela dalla fragilità umana di cui si fa carico la società, la tutela dei diritti, la democrazia costano troppo e noi ormai dobbiamo salutarli. A questo siamo arrivati, cioè si dice apertamente. Ma capite, se non c'è una risposta ad un pensiero alternativo da parte di chi le pratiche di buona economia le fa, e da chi verrà questa risposta? Ve l'aspettate da qualche partito? I sindacati stessi, poveracci, stando pure loro su questa frontiera di tensione, in modo molto raro riescono a reggere, spesso si allineano col pensiero dominante. Anche loro, chi di voi ha un'esperienza di sindacato lo sa, per tenere un minimo, per reggere l'urto, il conflitto, per loro è durissimo. E quindi molti di loro si adattano senza neppure accorgersene. Io ancora ho l'immagine del referendum lì di Mirafiori, quando alcuni sindacati dopo il risultato dicono: ah, bene, una buona giornata per il movimento. Dici: vabbè, questo è un eccesso di masochismo, dice, hanno perso completamente il senso, no? Di un referendum che proponeva ai lavoratori o la schiavitù o la morte economica. Quella era l'alternativa, no? È lì. Capite? Allora occorre proprio la forza di questo pensiero nuovo che si radica in queste pratiche. Chiudo tutto questo, allora mi pare proprio non solo una carta etica, ma un movimento etico, dove l'etica allora non la considerate più una serie di principi generali, di cui bisogna faticosamente trovare riscontro, poi renderli quantificabili, misurabili. L'etica è proprio quello sguardo che sa leggere il rapporto tra tutti questi aspetti. L'etica, se è vera, unifica, non spezza mai. Allora ti dà un criterio, ti dà un istinto, ti dà un'antenna per sentire se stai andando nella direzione di unificare, di correlare, di trovare un altro modo, oppure per registrare che stai proprio invece subendo tu la pressione e stai cominciando a pensare come vogliono che tu pensi. Allora l'etica è un campanello d'allarme, un'istanza critica, ti fa riconoscere quello che è inaccettabile, ma è anche, si direbbe, insomma, un'istanza euristica, cioè ti fa trovare altre strade. Chi ha una coscienza etica può trovare percorsi alternativi. L'etica non serve per giudicare male gli altri, serve per trovare strade di vita più umanizzata. Allora, se è questo, secondo me, voi ci avete tutte le carte in regola per dare questo sviluppo etico, per essere questo specchio etico nel cuore dell'economia, per cui tante altre organizzazioni, singoli, cittadini, potranno veramente approfondire e arricchire questo percorso. Da una parte appunto
questa cultura che ti porti, no? Non avevamo raggiunto questi esiti così, direi quasi perfetti, però avevamo delle prospettive, diciamo così, quasi di crescita. Adesso invece abbiamo delle prospettive di decrescita, ma non quella che vogliamo, quella verso la crescita reale, quell'altra, Ecco, questo è la difficoltà. Ecco, innanzitutto c'erano due o tre questioni, no? Direi questa, come ci siamo arrivati, la prima, la seconda è il valore dell'etica, no? Che cos'è l'etica? La prima, ovviamente i motivi magari sono tanti, no? La risposta la individuerei su due piani, ce n'è una proprio storica congiunturale, cioè dopo decenni, no? In cui alla fine noi abbiamo accettato una logica dominante in cui il denaro valeva più delle persone e il sistema che organizzava questo era quello centrale. Non è che questi decenni passano in vano, seminano a loro volta una cultura, tra virgolette, rovesciata, un'educazione, tra virgolette, rovesciata, per cui poi veramente l'atteggiamento di fondo rispetto proprio alla vita, capite, non è solo rispetto ai prodotti, proprio rispetto alla vita, si impoverisce, si miserisce. L'altro giorno parlavo con dei sedicenni e dicevo, guardate che non ci stanno solo i valori, ci stanno gli ideali, ma io vorrei una famiglia, un lavoro, gli ideali. No, per esempio, noi insistiamo sempre sui valori, no? Che è una cosa alla fine moralistica, perché sono evocati come dei concetti, no? Mi ricordo sempre quella volta che era, mi pare Casini, che disse il nostro partito è per i valori cristiani, due punti, i botte, il CCT e la prima casa, quelli erano i valori cristiani, però nessuno gli ha detto niente, è stato normale in Italia, no? Paese cattolico, cioè ha detto una bestialità, però insomma è passata liscia così. E gli ideali invece vuol dire che tu hai un sogno condiviso per la società, per la qualità della convivenza. I valori te li puoi anche consumare in modo privatistico, in modo moralistico, e manco t'accorgi che i primi valori sono le persone, mica sono i concetti, la giustizia, l'onestà, la libertà servono per le persone, ma i primi valori sono le persone, la natura, le relazioni, quelli sono i valori. Ma chi lo vede questo? I valori vengono evocati come concetti, normalmente per dividere la vita, no? Allora condanni, che ne so, il padre di Eluana Englaro, la vita è la comunità dei viventi, non è un concetto, la vita è la relazione che ci lega tutti. Se io vedo questo, ma certo che dopo faccio l'economia non per la competizione ma per la cooperazione, ma se non lo vedo, allora capite? Un danno in questi anni è stato proprio l'erosione di tutto quello che era veramente etico, sociale e politico sotto l'impatto di questo economicismo che è penetrato dappertutto. Ecco, un tempo, se voi aprite i manuali, vi dicevano la modernità è l'epoca dell'autonomia delle sfere, non dipendono più dalla religione, cioè l'arte da una parte, la scienza dall'altra, l'economia dall'altra, la politica dall'altra. Oggi, se la guardiamo da oggi, l'evoluzione della modernità non è l'età dell'autonomia delle sfere, l'età dell'egemonia dell'economia in questa versione, che colonizza la politica, tutto colonizza, in realtà diventa la nuova religione, no? Oggi il denaro c'ha tanti nomi, come Dio nel Medioevo, e ancora noi, anche dentro i circoli nostri, ci scappa detto che le persone si spendono per gli altri, no? Cioè ormai le consideriamo automaticamente come fossero moneta. Questo è il trionfo di una ideologia che non passa per ideologia, dice che le ideologie sono crollate, invece lei trionfa e ci sta nello sguardo, cioè per veramente uscirne tu devi fare un percorso interiore anche piuttosto spiccato. Quindi la causa immediata è questa, cioè questa fase di capitalismo selvaggio. Adesso non ci abbiamo tempo, ma si distinguono almeno quattro fasi nello sviluppo del capitalismo. Quello cosiddetto dal volto umano è quello che è durato fino a metà degli anni 70, dove c'era un compromesso tra capitalismo e democrazia. Non so se vi ricordate la legge 517 sulla scuola, l'integrazione diversamente ampia, la legge 180, per cui cioè, c'era non a caso una legislazione che traduceva un pensiero democratico. Oggi la legislazione traduce l'economicismo. Ecco perché chi fa cultura nuova deve produrre leggi nuove, ovviamente anche curando i percorsi educativi. C'è una causa più remota, più radicale, e uno dice perché proprio nel seno dell'Europa, dell'Occidente, sono nati del famoso Occidente cristiano, sono nati totalitarismi, nazismo, fascismo, stalinismo, tutta roba nostra nata da noi, e anche questo modello economico che è un parto della mente occidentale. No, per carità, l'Occidente c'ha anche dei leri, però perché?
che c'è questa antica tradizione immediata, no, di pensare che l'esistenza è consegnata alla morte, la misura, la verità ultima del vivere è la morte. E come diciamo ai funerali, che vuoi fare, la morte fa parte della vita, mica è vero. Allora la vita è nata per essere trasfigurata, trasformata, non per essere consegnata alla morte. Quando tu ti convinci che tanto la morte è la legge della vita, la prima legge della vita è la morte, ma certo che allora prendi per buono che stai al mondo per sopravvivere. E sopravvivere vuol dire vivere sopra gli altri, in una competizione strutturale per gli affetti, già comincia tra i fratelli dentro la famiglia, comincia tra uomo e donna, ma è chiaro che l'economia nostra poi è competitiva, perché è intrisa di questa angoscia con cui guardiamo la realtà. È l'angoscia, una sfiducia radicale nella realtà. L'alternativa non è che tu per forza devi credere in una vita eterna, nella resurrezione, cioè non è che c'è una risposta per forza religiosa. L'alternativa è che tu consideri molto più importante del fatto che muori il fatto che ci stanno gli altri e il bene nei confronti degli altri. Quella è l'alternativa, quella di far respirare. Dopo tu puoi essere religioso, ateo, agnostico, l'importante è che il tuo cuore è aperto nei confronti della relazione con gli altri e che il bene di altro, il bene comune, diventano il senso della vita, non la morte. Finché il cuore è convinto che la morte è il senso della vita, è la legge della vita, noi così organizziamo tutto, gli affetti, l'economia, la politica. Quando il cuore è liberato, anche se non sa quello che succederà dopo la morte, non si mette a moltiplicare le situazioni di morte, moltiplica situazioni di relazione, di bene condiviso. Quindi secondo me la causa remota, quella profonda, è quello. Ma capite che su quello ciascuno di noi può lavorare. Dicevo, io con che cuore sto facendo queste cose? No, capire veramente qual è l'orientamento di fondo. Allevo allora la seconda questione, l'etica è proprio questo orientamento di fondo, per cui, scusate se uso queste categorie fuori moda, l'etica è il fatto che tu ti riconosci come in relazione con il bene, dove il bene è misterioso, perché io dico è Dio, è la vita, è l'amore che mi è arrivato, vedete voi come lo identificate, ma la relazione con il bene è vivere, non è un'aggiunta, quella è la vita. La relazione con il male, bene vuol dire educazione, cura, attenzione, perdono, fiducia, gratitudine, cioè tutte le concrete cose buone che noi in qualche modo abbiamo sperimentato, se no non stavamo qui. No, la vita mica è automatica, persiste e può fiorire perché ci stanno elementi di condivisione di bene. Male che vuol dire un'altra cosa concreta, vuol dire ogni pratica distruttiva, distruttiva di verità, di senso, di persone, di relazioni, quello è il male, non è una cosa strana. E non è vero che è relativo, non è vero che è relativo, è concreto. Bene, creatività, fioritura, male, distruzione. Allora, se tu ti nutri dell'uno o dell'altro, cambia profondamente. L'etica è scegliere e confermare la relazione col bene. La non violenza è stato questo, no? Tutte le volte che è ferita. Cioè io non voglio nutrire me stesso, le cose, la mia sopravvivenza, la mia vita, di male, cioè di pratiche distruttive. Imparare questa scelta nelle relazioni, nei sentimenti, no? Allora ecco perché se l'etica è questa, per te è un'energia, una forza. Non è vero che sei sempre lì sconfitto, impotente, frustrato. Se l'etica è questa, diventa nemmeno una esperienza di sacrificio, parola che andrebbe bandita, la usa l'economia attuale, la religione falsificata, lui allora il sacrificio trionfa. È un'esperienza di felicità, di pienezza, che qui, l'ultima sottolineatura e poi mi fermo, l'uomo angosciato che pensa della felicità? Che o è una remota meta, chissà se esiste, oppure sta indietro quando ero piccolo, quindi non la recuperi più, è proprio perché non crede nella felicità che crede nella sopravvivenza. La persona sana sa che la felicità non è mica solo una meta, se fosse solo una meta saremmo fritti. La felicità è quell'esperienza che intanto ho tutte le volte che voglio veramente bene a una persona. E quando io voglio veramente bene una persona, la riconosco come preziosa, pensate poi tradurlo, no? Scala politica, economica, no? Sfera di traduzione. Quando voglio bene una persona, che succede? Che io sono felice solo perché quella persona esiste. Quando tu nasci, prima ancora che arrivi, i genitori, se l'hanno fatto per amore, già sono felici, manco t'hanno visto. Quindi non è vero che la felicità è un'esperienza che non esiste, è un'esperienza remotissima, è la sostanza dei nostri rapporti, dei rapporti più importanti tra noi. Quando io la riconosco, dico, caspita, questa la faccio, questa è la crescita, cioè svilupparla, dilatarla, allora farò politica, altra economia, per esempio proprio per condividere quello che sperimento con i miei figli, come metto il mondo dei figli e poi non cambio l'ordine politico, economico, non muovo un dito, e che ci hanno messo a fare allora? Ecco,
Ecco, l'esperienza della felicità è proprio il cuore affettivo di quello che si chiama l'etica. Allora capite, il mondo non lo cambiano le persone che hanno lo spirito di sacrificio, che sono frustrate, che sono moraliste, quelli che sono fedeli a questa vocazione alla felicità che è dell'essere umano, quelli che sono capaci di questa felicità, allora quelli il mondo lo cambiano, perché non si rassegnano alla depressione istituzionalizzata, alla mortificazione di massa che certi sistemi producono nella condizione umana. Ecco allora che l'etica, capite, non è una morale, non è una serie di regole, soprattutto di divieti, ma è veramente uno sguardo, un'energia, un modo di stare al mondo, in cui la relazione con l'altro per te è fondamentale, entra proprio nella tua identità, entra in quello che tu sei essenzialmente. Quindi quando fai una scelta etica porti tutto te stesso, non è qualcosa che fai con la testa, che qui la verifica, no? Questa scelta la faccio con la testa o la faccio con tutto me stesso? Mi spezza questa scelta, stamattina sto qua ma vorrei tanto stare, che ne so, da un'altra parte. Oppure sono tutto me stesso, per me stamattina è un piacere stare qua. Voi misurate dal piacere che provate, insomma, piacere.